Ciao a tutti ragazzi, io sono Pop Official Fan e oggi eccoci qui in un video un po' diverso dal solito. Come vedete c'è Scratchito, ma oggi non ci interessa Sky. Oggi, siccome mi stanca sempre fare video dei canali TV perché è un po' difficile, ho deciso di fare il primo video dell'anno, un po' in ritardo, in vita reale. Il primo video in vita reale. Come vedete ho un Xbox 360 e oggi andremo ad inserirci dei dischi, diciamo, sconosciuti, cioè ci inseriremo giochi di altre console come, vabbè, Xbox 360, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 4, eccetera. Ho visto fare questa cosa da un tizio americano che l'ha fatto con molte altre console e potrei farlo anche io con tutte le console che ho. Come vedete già qui c'è una Wii, di lì c'è una PlayStation 2, qui c'è una PlayStation 4. E vabbè, quindi direi di iniziare. Prima di tutto accendiamo la console. Allora, ho deciso di cambiare per qualche volta, ma state tranquilli, i video dei canali TV torneranno, soltanto che... Oh, aspettate, mi sono scordato di mettere... Scusate, perché prima ho giocato alla Switch e quindi ci siamo persi la intro, vabbè. Aspettiamo che si carica. Intanto vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e consigliarmi se vorreste vedere altri video di questo genere. Scusate se ve lo chiedo di nuovo, magari con la Wii. Adesso aspettiamo che si carichi e ci mette un po'. Il primo gioco che proveremo è Forza Motorsport 3 per Xbox 360, vabbè. Mi pare un po' ovvio che lo legga. Finalmente si è caricato. Allora, eccolo qui. Prendiamo il gioco. Tra l'altro, ve l'ho già detto, questo è il primo video in vita reale. Allora, perciò nella vita vera, perché di solito faccio video con la voce raramente, ma non ne ho mai fatto uno in vita reale. Ok, sta leggendo il disco dell'Xbox 360 e... No vabbè ragazzi, non ci credo che ha letto l'Xbox 360, può leggere i giochi dell'Xbox 360 ragazzi, ma non me lo sarei mai aspettato, wow, oh mio Dio. Vabbè, a parte non posso dire parolacce perché non siamo su YouTube. E vabbè, comunque funziona, perciò torniamo al menu principale. Sì. Finora ho provato solo a metterci dentro la PlayStation 2, perché per il resto ho deciso di conservarmi, diciamo, la suspense. Ecco. Posiamo il gioco perché i giochi non vanno lasciati fuori. Bimbi cattivi. Non sto scherzando, li voglio bene. Allora, direi di provare con Motor Rider 2 della PlayStation 1. Tiriamolo fuori. Purtroppo non tutti i giochi. E tra l'altro, non tutti i giochi. Sto dicendo purtroppo non tutti i giochi possono avere una custodia loro, perché tra l'altro io non ce l'ho la PlayStation 1, ho una PlayStation 2 che legge i giochi. Vabbè, andiamo, vediamo che succederà. Che questo qui, come già vi ho detto, non l'avevo ancora provato. Disco multimediale, pensavo che uscisse che non poteva leggerlo. Che significa disco multimediale musicale? Aspetta, vai. Leggilo. Aspetta. Mi sembra un po' strano perché... Musicale interno... Disco attuale. Riproduci tutto, vediamo se c'è qualcosa. Scusate,
Per il momento non sto facendo niente, quindi non credo sarà musicale. Togliamolo. Benissimo, qui metteremo... Ok, se era, avevo chiuso male il coso, adesso chiudiamolo bene. Gioco PlayStation 2 che avevo già provato, Shot X Reinverted. Non lo so, non capisco molto bene queste cose. Allora, proviamo qui con il gioco PlayStation 2, che a differenza della 1 ho. Muoviamoci. Allora, vediamo. Lettura in corso. Disco multimediale un'altra volta. Però solo vedete, io adesso lo clicco. Non succede niente, ho provato. Direi di provare anche stavolta ad andare di qui, forse. Proviamo. Mettiamo seleziona musica, non lo so. Metti a fuoco. Bene, luminosità, grazie. Allora, un attimo, metto a fuoco. Ok, così va. Che bene. Non succede niente. Ok. Mettiamolo a posto. Allora, mettiamolo anche qui. Adesso abbiamo un gioco PlayStation 4 che tra l'altro userò anche per la copertina. Prendiamo il disco. Bene. Messo dentro. Andiamo. Sonic Mania. Un gioco molto carino. Finora abbiamo provato un gioco Xbox 360, un gioco PlayStation 1, PlayStation 2 e adesso proviamo un PlayStation 4. Abbiamo ancora qualcosa. No, non l'ha letto. A differenza del gioco PlayStation 1 e PlayStation 2 mi fa direttamente aprire vano disco. Non capisco perché, ma è graffiato. No. Ok, mettiamolo a posto. Chiudiamo il discorso PlayStation e passiamo a un CD musicale. Non ho la minima idea di che cosa sia questo, so solo che è un CD musicale. Davvero, perdonatemi amanti della musica, ma l'ho preso dal cassetto di mio padre. Perdonatemi amanti della musica, ma vabbè. Questo qui dovrebbe pure leggerlo, perché... Allora, c'è più di un disco. Però questo... Ok, bene. Vediamo. Vediamo che cosa farà. Qualcosa è successo. Tanto lì sto facendo lo straordinario. Sto facendo lo straordinario mondo di Gumball di lì e funziona, ragazzi, lo fa sentire. Ok, sì, raga, funziona. Sì, funziona il disco CD, funziona. I CD allora funzionano. Puoi continuare a sentirlo anche con questo uscito da lì. Non credevo che funzionasse. Vabbè, chiudiamo il vano disco e come al solito mettiamo a posto. Non credevo che lo leggesse. Mettiamolo qui insieme a tutti gli altri dischi. Adesso un gioco a Nintendo Switch. Direi di provare, siccome ho paura che dal vano disco mi cada, proverò a metterlo questa porticina qui. Ho paura che mi cada il gioco Switch e non riesco più a prenderlo, perciò allora ogni tanto vi faccio vedere Sky.
bene, adesso stiamo inserendo. Si è spenta. Lasciamolo così perché finora non si. La intro. Vabbè. E qui finora non me lo fa mettere qui dentro. Vediamo se succede qualcosa. Direi di vedere. Un attimo, devo di nuovo accedere. Tagliamo questa parte. Ok, il gioco Nintendo Switch è qui, come potete vedere. Vediamo se fa qualcosa. Avanti. No, non succede niente. Direi di toglierlo. Allora, mettiamolo a posto. Bene, scusate. Gioco Wii. Gioco della Wii, tra l'altro della stessa generazione. Replay. Bene, uno appunto. Buono disco. Vediamo. Vediamo se lo leggerà. Disco non è riconosciuto. Non so però cliccarlo. Ah! La sala grande. Ho aperto un disco. No, comunque disco non è riconosciuto. Tiriamolo fuori. Mettiamolo qui. Adesso, ultimo, non per meno importanza, un DVD. Questo video sembrava essere molto lungo, ma in realtà è anche molto corto. Non lo so. Mi pare li legga i DVD. Allora, vediamo. Aspetta, no, perché è chiuso. Mi pare che... Ok, sì, li legge. Cosa è successo? Tutto ok. Aspettate. Allora ragazzi, c'è un problema. No, questa cosa non mi va bene perché li leggeva i DVD. Ma io credo che li legga, solo che all'improvviso. Fatemi controllare allora, dietro. Vediamo magari qui dietro tra i cavi HDMI. Non... Beh, qui non so proprio cosa dirvi. Non capisco perché abbia fatto così. Togli proprio il segnale, come se si rifiutasse la TV. Finiamo il video con Gumball in primo piano e ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Bene, ciao ciao.